Lavori in corso sì, ma le prime sensazioni sono senza dubbio positive. 4 punti in 2 gare, Zeman contento a metà, il boemo lo conosciamo, è un perfezionista, fa bene a tenere il gruppo sulla corda. Inizio insomma promettente, ma guai a distrarsi, concentrazione massima, vigilia della trasferta di Messina. Zeman è stato chiaro, partita difficile più per le condizioni del terreno di gioco che non per l'avversario. Pesante la defezione causa squalifica di Rafià, ancora assenti Kraja e Jabua. In compenso rientra Cancellotti. A parte la difesa, diversi dubbi negli altri reparti. A centrocampo Germinario, mezzala aggressiva che va senza palla, così come vuole il boemo, sembra favorito su Aloy. Davanti Lescano torna titolare, ai lati dell'italo-argentino potrebbero agire Cuppone e Colai. In questo caso Merola comincerebbe dalla panchina. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco, Mesic e Milani. A centrocampo Germinario, Palmiero e Mora, in attacco Cuppone o Merola con Lescano e Colai. Messina privo dello squalificato Fofana ma anche degli infortunati Grillo e Catania. Non al meglio Kragl per fastidi di natura muscolare. Il tecnico Raciti dovrà decidere se utilizzarlo dall'inizio o in corso d'opera. Siciliani terzultimi in piena zona playout ma in netta ripresa, con Raciti subentrato a Gaetano Auteri, 19 punti in 11 gare. Sistema di gioco probabile 4-2-3-1, in attacco sembra scontata la conferma dell'ex Antonino Ragusa.